Hey Cucci, ben ritrovati dal vostro AndraLink91 su Inazuma Eleven 3. Lampo folgorante, iniziano finalmente oggi quelli che saranno gli episodi extra. Ora, di episodi extra non penso che ne farò tanti, forse 5, 6, massimo 7, perché di partite ce ne saranno pochissime e forse per allungare il brodo potrei fare qualche reclutamento particolare, tanto per avere più carne al fuoco. Ma in questo primo episodio cosa si fa? Dunque, c'è una cosa molto bella e molto importante da fare in questo episodio. Quindi andiamo al centro di Lyokot o Lyokot, chiamatelo come vi pare, e andiamo al Parco del Mare. Se non sbaglio, dicevo Lyokot, quindi non dovrebbero esserci problemi. Parlate con quest'anziano signore. Secondo la leggenda, mille anni fa gli angeli imprigionarono i signori del male e stabilirono la loro dimora nel giardino di Celestia. Se trovaste la chiave sulla strada che porta allo stadio della Testuggine, riuscirete ad accedere al giardino di Celestia? Sì, certo che si può. Che è questo qui? Andiamo su strada e quindi ora dovrebbe essere apparsa una chiave. In realtà non apparirà perché già l'ho presa. Però vi faccio vedere insomma dove si trova. Andate qui. Avanti tutta e poi si gira a sinistra. Ora, scendendo verso questo punto qui, troverete la chiave, ok? E una volta presa quella chiave, sentiremo un rumore e si aprirà una porta che conduce al monte Magnitude, o Magnitude, visto che è inglese. Noi andiamo, selezioniamo la zona ed ecco il giardino di Celestia. Ovviamente, in base alla versione del gioco, cambierà. Giardino di Celestia o non so come si chiama, Terra degli Inferi. Comunque sia, affronterete o i diavoli o gli angeli a seconda della versione di gioco che avete. Dato che io sto giocando al lampo folgorante, affronteremo gli angeli, mentre su Bomber, ovvero fuoco esplosivo, si affronterà comunque sia i diavoli. A quanto pare abbiamo dei visitatori umani. Siete riusciti ad arrivare fin qui, ben fatto. Chi ha parlato? Ma sappiate che non vediamo di buon occhio degli umani che vengono a violare questo luogo sacro. Quelle ali. Non sarei mica. Oh, un vero angelo, incredibile! Quindi esistono! Siamo venuti per giocare a calcio con voi. Allora perché non ci mostrate come se la cavano gli angeli con il pallone? Calmati, Mark. Come osi? Stammi lontano, mortale. Ai! Mark, stai bene? Ascoltatemi, al fine di proteggere l'armonia di queste isole dobbiamo sottoporvi al nostro giudizio divino. Non promette nulla di buono, no. E il nostro giudizio a chi dovrebbe riferirsi? Eccoli! Noi siamo la Daystar e io mi chiamo Sahel. Tremate al mio cospetto, mortali! Da mille anni queste isole sono sotto la nostra tutela. Finché a un certo punto degli stupidi umani hanno organizzato un ridicolo torneo di calcio, disturbando la quiete della nostra terra. E adesso, all'alba del millennium, il risveglio dei signori del male incombe su tutti noi. La battaglia finale si avvicina e non ci faremo di certo fermare da dei comuni mortali. Dobbiamo purificare questa terra. Guai in vista, che facciamo, Mark? Non lo so. Beh, mi piacerebbe proprio scoprire come giocano a calcio gli angeli, quindi perché non sfidarli e batterli? Davvero credete di poterci sconfiggere? Il nostro giudizio divino si abbatterà su di voi! Bene, come prima cosa, prima di sfidare a calcio gli angeli, vediamo un po' qua che abbiamo zona micidiale illusoria. Interessante come nome. Questo è un viva pengigo. Avrà delle cose sicuramente interessanti. Appunti supremi! Volume 6. Perché non decchiate nei miei articoli? Questo mi sa che costa un sacco, sì. Certo, però, scarpinina, Azuma. Ma 20.000, oh, mi consumo tutto quanto. Li do a Xavier e ad Axel, che sono i miei capocannonieri. E poi basta, così dai, non penso che ci servirà molto altro. E allora eccoci qua. Non vi permetteremo di turbare l'armonia e la pace di queste isole. Siete pronti ad affrontare il vostro giudizio divino? Beh, diciamo di sì. Parapampa, Daystar. Mi ricorda il nome di una certa personcina, Daystar. Sto allenando a dire il vero anche tantissimi calciatori di altre squadre. E vediamo comunque sia questi calciatori. In porta! Anorel. Che nome.
L'uso di piante medicamentose sembra lo abbia dotato di poteri incredibili, ma che tecniche ha? Zona suprema, salto temporale e difesa di ghiaccio. Zona suprema. Lefiel, luce ascendente, ok, sì. Go to heaven e go to hell, ok. Pallone alato, anche quelli prima. Finta invisibile. Sacinel, Nenel, tutti quanti con Nel. Sì, sembra che Nel, Neru più che altro, Neru, sia una specie di divinità, una cosa del genere. Si dà alle divinità, quindi ci sta. Wenel, tutti quanti con le stesse tecniche. Lentel, ma è femmina? Gli angeli non hanno sesso. Nuel, okay. Colpo celestiale, forte, Sire. E Gael, questa è carina, che ha volo di Icaro, giro di valzer e colpo celestiale anche lei. Questa è la Loli del gruppo e questo è ok. Quindi, ok, se riesco a giocare. Non sono tanto forti, io sono a livello piuttosto alto, tutti, quasi tutti oltre il 60. Io più che altro gioco in azzurro, ma sempre con la stessa tattica, vedo che funziona e via allora. Aia. No, non passare a nessuno. Sbaglio mio. Ah, però sono fortini, eh. Se il contrasto è così forte, sarà dura combatterli. Oh, c'è nessuno qui? Ok, eccola qua. No, pallone alato. Va bene, consumatevi i vostri punti voi, che dopo ci penso io. Ah, vero, loro non consumano nulla, sono angeli, sono divinità. Però adesso ti fermo però, eh. Non vorrei dire niente, doppio ciclone, evoluzione 2. Poi è vento, ricevo anche il bonus d'elemento, eh. Grande. No, Hiroshi, Hiroshi sta troppo avanti. Ce la faccio a scappare? No. Oh, sì, grande. No, ma come fallo? Ma dai, arbitro! Ma dove lo vedi il fallo che l'ho appena sfiorato? No. E perché mi sbaglio? Ok. Finta invisibile. Accidenti, ragazzi. Questa non sarà facile, eh. Non sarà affatto facile. No. Però il contrasto, ragazzi, devo vincerlo comunque sia prima o poi, eh. Pallone alato, ma se questi non consumano punti è difficile la cosa, visto che vincono sempre il contrasto. No, così ragazzi, no così. Dov'è qui? Balena difensiva. Niente. Ma miseria? Ma balena difensiva versione 2 non va. Convinti voi. Ma da qui tira? Andiamo con parata suprema. Ah, normale. Ma se. Attenzione però, blocca tiro in Azuma Japan. Diga di roccia. Vorrei. Dovrebbe andare bene, eh. Beh, tiro bloccato, e meno male. Vorrei vedere. Che ci fate voi qua giù? Ma gli attaccanti stanno in difesa? Ma non lo so, Non mi capacito. No. C'è ascendente. Ovviamente loro non fanno fallo. Ma in paradiso, beh. Insomma, non è tanto male come cosa, eh. La mossa giapponese, go to heaven, va in paradiso. La difesa 0, eh. Ma questa fa gol, tu sta a vedere. Tu sta a vedere che fa gol. Ovviamente in difesa non c'è nessuno. Oh, parata. I cieli vi sono favorevoli, ma dove? Non è vero. No a lei. Oh, grande Harley. Passala subito, veloce. Hiroshi è per te. Qui la voglio, qui, bravo.
bravo, grande fuoco, livello 3, più forte che c'ho. E anche bonus di elemento, quindi. Ma hanno attivato il furore loro? Ah, poi certo, sono angeli e attivano pure il furore. Holy Zone! Lo sentite? Pure in furore ci siete. Vergogna, vergogna. Ah. Il primo tempo sta per finire, è stata una partita davvero interessante fino ad ora, eh? Sono abbastanza forti, sanno fatto loro. Per carità, eh? Nulla da dire, però, insomma, se consumassero i punti anche loro, io sarei molto più felice. Ah, ma com'è possibile? Sembra che possano usare tutte le tecniche che vogliono senza stancarsi mai. La Daystar deve avere dei poteri speciali. Sono degli avversari incredibili. Giochiamo allora. Giochiamo. Ragazzi, penso che il secondo tempo possa andare anche come il primo. Non ci stanchiamo troppo. Un doppio ciclone. E mo vince pallone alato. Va a volte vince, a volte no. Ai ai ai, spero che non arrivino in porta. Non devono arrivare in porta. Non devono arrivare in porta. Mo lo stavo dicendo, non devono arrivare in porta. Mi tocca ricaricare Mark. E se lui è più forte di Gael, com'è che si chiama la tipa? Se lui è più forte mi fa gol. Blocca tiro. Blocca tiro. Ok, un tiro indebolito, quindi lo paro sicuro. Ai Anguru. Mark, contiamo su di te! Ok. Chi c'è? Ma allora, io posso capire tutto, però... Ho premuto tiro. Fai il grande fuoco, Axel! Hai un tiro lungo? Usalo! Usalo! Per Dingy. E dai! Vabbè. Vabbè, è andata così. Acca miseria, potevo mettermi in mezzo, ma non ci si è messo. No, 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 no. Cosa fate? Cosa volete fare? Ah, vedi, i punti complessivi vinciamo noi. Però sono più forti loro nei contrasti. Bene, anche non faccio gol, almeno sprechiamo un po' di tempo. Pemmete! Ike! Nessuno che blocca? Beh... Horizon! E invece gol! Ragazzi, è partita malissimo, io pensavo di perdere, tutti quanti i contrasti li vincono loro. Poi paro quella, faccio gol, ne paro un'altra, faccio un altro gol, io... Wow! Non è nulla di che alla fine. Ma mi ero messo in mezzo. Non è nulla di che alla fin fine, eh? Eccolo qua, Turbine Supremo. Vedi, quelli che non hanno tecniche difensive o offensive si superano facile. Ah, gli angeletti non sono nulla di che. Proprio al pelo, eh? Vai, Pinguino Imperatore numero 1. Solo lui poteva segnarla questa tecnica, dai, è peculiare. Pinguino Imperatore numero 1. Vai così. Però ancora sta zona suprema e basta. Wow, 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 wow. 3-0. Io parto sempre con la paura, non vinco, poi vinco sempre. A sto punto non ci parto più con la paura, parto con l'idea che vinco, poi perdo a finire. È sempre così, però. Cioè, no, non è sempre così, perché parto sempre con l'idea di perdere e poi vinco, quindi... Ok, insomma, è andata bene. Guardalo, un pressing tranquillo, ma ragazzo, che combini? Eccolo qua, vai, scia tripla, tanto per gradire. Eccolo qua, va. Vai, vai, vai.
Mark l'ho messo nella scia tripla come giocatore predefinito, invece l'altro è casuale, perché Mark lo tengo sempre in porta, quindi... Facciamo anche il quarto? Ah, ce l'hai fatta per una volta! Acci, ma la prossima ne rete sicura, statene certi! Tranquillo, Austin, faccio sempre gol con te, quindi... Per una volta non succede nulla, insomma, voglio dire... Sono delle pippe! Ma vincete anche i contrasti, ma non serve a nulla se poi fate schifo a tutto il resto. Mi dispiace un po' per loro, no? Non è vero. Bene. Vabbè, tecniche speciali di Easter. Vabbè, sapete che c'è. Fatela. Luce sacra, non so cosa faccia. Boh. Io non ho mai capito questo genere di... È finita. Vinto. E allora? Se, avete visto la nostra superiorità? Oh cieli, perdonate le mie colpe. No, tu ci muori invece ora. Guardate che livelli sto. Sì, ho anche Rousseau della Francia. Dei grifoni della rosa, non mi ricordo neanche come si chiama di preciso. È carino, interessa come giocatore, è decente, quindi l'ho messo in squadra. È panchinaro per il momento, ma poi chissà. Chissà che non giochi anche lui qualche partita. Com'è potuto succedere? Noi entità superiori, divinità celesti, sconfitti da dei comuni mortali. Ascoltami, Sael. Forse questi umani non rappresentano una minaccia per l'armonia delle nostre isole. Ti prendi gioco di me? Non abbiamo percepito alcuna malvagità nel loro modo di giocare, non è così? Anzi, è evidente quanto amino questo sport. E non sei stato proprio a insegnarci come si possa giudicare la purezza d'animo degli umani? Dal modo in cui giocano a calcio? Ascolta, Sael. Avete un modo davvero originale di giocare a calcio. Ma dovevo aspettarmelo, siete angeli dopo tutto. Mi piacerebbe giocare ancora con voi. Io però ho le vertigini qui. Perché non giochiamo nell'era giapponese la prossima volta? Dobbiamo prepararci per l'avvento del prossimo millennium. Niente dovrà distarci dalla nostra missione. Prestatemi ascolto, umani. Presto verrà il giorno del nostro giudizio divino. Tenetevi pronti. Ok, quindi finisce così la partita. Oh, va bene. E c'è un punto dove possiamo andare per riuscire a tornare prima a casa? Dunque, detto che possiamo incontrarli ancora nell'area giapponese, quindi dovrebbero trovarsi... qui, in quest'area. Ma a quanto pare non sembra non esserci nessuno. Che siano dentro? No, ci sono sempre le stesse persone. Va bene, Cugino, allora questo video termina qui. Come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Questo è il primo di alcuni speciali che intendo portare di Inazuma Eleven 3. E forse porterò un ultimo speciale, ma davvero ultimo, davvero, di Inazuma Eleven 2, come reclutare Paolo Bianchi. Quindi io come sempre vi ringrazio, vi ricordo in descrizione il link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!